Mama o non mama. E Margherita era anche il nome di una mia fidanzata. Sono passati un sacco di anni, era forse l'84-85, una breve vacanza d'amore in Versilia. Era tedesca Margherita e amava moltissimo l'Italia, veniva tutti gli anni in vacanza. Dunque quell'estate fu una breve vacanza d'amore, ma un giorno ricordo una discussione avuta con lei, la quale criticava aspramente gli italiani, gli uomini in particolare, perché diceva: voi italiani essere tutti mammoni, uscire di casa tardissimo, tu per esempio 24-25 anni ancora a vivere con mamma. Al che io gli rispondevo: cara Margherita, ma a te gli italiani piacciono, io per esempio ti piaccio. Tu piacerai molto a me, il clima di che tu, patronello passionale, romantico, ya. Yeah. Ecco, vedi, cara Margherita, gli italiani, io per esempio, siamo passionali, romantici, perché abbiamo un grande rapporto con la mamma, siamo mammoni. Noi amiamo moltissimo le nostre mamme. E cosa succede? Succede che poi, quando incontriamo un'altra donna, te per esempio, proiettiamo sulle donne che incontriamo la nostra mamma. E siccome noi amiamo moltissimo le nostre mamme, di conseguenza amiamo moltissimo anche le donne che incontriamo sulla nostra via. Gli italiani sono passionali e romantici perché sono in primo luogo mammoni? Chissà. Fatto sta che a Margherita, la mia fidanzata tedesca, io piacevo moltissimo. Poi, come tutte le brevi vacanze d'amore, finite le ferie, ognuno poi per la sua strada. Però la discussione mi è rimasta in mente ancora oggi. Un saluto a tutte le donne. Mi ha risposto: non so se ti ama. Io però, che sono una Margherita, ti amo, perché mi rispetti. Ti amo.